Butch, sono tornato dal Paris Games Week, dove ho partecipato a un evento straordinario grazie a Liquid Gaming. E sto parlando dello showmatch Europa contro America. Diciamo, questi 3 giorni che ho passato a Parigi sono stati bellissimi, specialmente perché ho conosciuto nuove persone. Sono riuscito a scambiare qualche chiacchiera con i giocatori americani, comunque a parlare con loro, a capire un po' quali sono le differenze che abbiamo in Europa rispetto all'America. Sono riuscito comunque a capire che questi giocatori sono completamente al di fuori, diciamo, di quelli che sono gli standard magari europei. Sono molto amichevoli, sono simpatici, sono venuti là non solo per giocare e competere, ma anche per divertirsi. Quindi sono stati veramente 3 giorni molto intensi. Dall'altro, il mio compagno di stanza casualmente era Gun Elite, che tutti conoscete dei Fabe. Immaginate che io non sapevo con chi sarei stato in stanza, sarei potuto capitare con Giurda come con Broken. Apro la porta e trovo questo fottutissimo Massi sdraiato sul letto che mi fa "What the fuck, Gio?" Like this. Ancora parlo in inglese, sapete? Mi viene da dire alcune cose in inglese. Ho parlato questi giorni solo in inglese e ogni tanto alcune cose mi escono così naturali. Comunque, voglio parlarvi un pochino di quello che abbiamo fatto in questi giorni. Allora, il primo giorno che sono arrivato la mattina, ho beccato Massi e siamo andati nel primo pomeriggio al Paris Games Week. Andati là abbiamo conosciuto alcuni youtuber famosi come Ali A, eccetera, eccetera, e ci hanno invitato, tra l'altro, a giocare Black Ops 3 nel boot, dove ci hanno fatto delle foto, ci hanno fatto delle interviste, ci hanno praticamente trattato come delle superstar. Già lì avevamo molti fan francesi in questo caso, abbiamo giocato un sacco di partite, poi ci ha raggiunto Jurd che si è unito a noi e abbiamo continuato a stare con lui. Nel pomeriggio, tardo pomeriggio, ci hanno detto di andare sul palco per fare un po' di prove di Black Ops 3, in cui però queste prove abbiamo giocato più per divertimento, abbiamo mixato le squadre, abbiamo cominciato a bannare cose stupide, cioè non abbiamo provato le vere cose, stavamo là più che altro ci stavamo divertendo. Io pensavo, a proposito, la sera siamo andati a cena con quelli dell'Activision e ovviamente tutti i giocatori, ci siamo divertiti la sera e poi niente, siamo andati in hotel, abbiamo dormito, ci siamo svegliati la mattina più o meno tardi perché ero stanchissimo per andare al PGW, per giocare un po' in Black Ops 3, per andare allo stand della Barn e niente, abbiamo fatto le solite cose che abbiamo fatto il giorno prima. Una volta arrivati però alle 3 di pomeriggio siamo dovuti andare allo stage dove siamo stati fino alle 8 segregati là sopra a giocare ed è lì che è uscita fuori la competizione di tutti i giocatori. C'era ovviamente chi voleva bannare delle cose per evitare che qualcuno giocasse bene, come per esempio a me levavano lo Shaiva, come levavamo noi il Kinetic Armor a Crimsix e tante altre cose. Il fatto divertente del Ban and Protect System è che può cambiare radicalmente il gioco. Voi siete abituati a giocare con il Red Dot, ovviamente, o comunque a mettere grip magari su alcune armi. Grip intendo l'impugnatura anteriore. Bene, questa cosa non è più possibile perché se qualcuno vuole essere veramente bastardo o infame e cambiare le carte in tavola, può levare estrazione rapida, può levare il Red Dot, cioè può levare tantissime cose. Quindi il gioco diventerà molto vario, i team devono abituarsi a giocare con tutto, totalmente con tutto, quindi sarà molto divertente secondo me. Poi la cosa bella comunque del gioco è che in questo modo aumenta diciamo il livello tattico e il gioco di squadra che richiede, perché non si può essere mai pronti a tutto, cioè se quando ti levano il Red Dot diventa un pochino strano giocare senza Red Dot e magari l'altra squadra ha proprio praticato per giocare senza Red Dot, quindi voi magari dovrete sprecare un Protect nella partita dopo per tenervi il Reflex, il Red Dot. Un'altra cosa che vi devo dire che ho provato, questa era la versione finale del gioco, è molto meglio della beta, il flinch l'hanno ridotto, è sicuramente migliore, ma ancora devono aggiustarlo, secondo me è meglio. Tante volte mi è capitato magari di sparare al petto nella parte alta qui e i colpi quando venivo colpito andavano sopra la testa e non uccidevo nessuno, mentre invece a volte sparavo un pochino più in basso, più o meno qua, e facevo headshot. Per quanto riguarda invece cose come estrazione rapida, secondo me devono cambiare perché la velocità in cui il fucile arriva davanti alla faccia quando mirate con LT praticamente è molto veloce. Estrazione rapida è quasi inutile, è utile per chi magari di solito praticamente mira e poi sposta la mira levandola e mettendola, ma non è proprio così utile in un gioco come questo. Per quanto riguarda la domanda che vi chiedete tutti dei jetpacker, saranno scarsissimi, questa è una cazzata.
Questa è una completa cazzata. Se siete bravi a giocare a COD, se siete intelligenti, se siete bravi, ce la farete comunque a giocare bene su questo gioco. Smettetela di credere a quelli che hanno detto sono jetpacker, non sai giocare al vero COD. Perché non importa se tu jetpack in aria o quello che fai, ma l'importante è che giochi con la testa. E se usi la testa, sicuramente vinci. Quindi non date retta alle persone che dicono queste cose, sono i classici veramente invidiosi o comunque rosiconi che ci sono qui in Italia. Ho parlato anche con i giocatori americani e molti di loro pensano la stessa cosa che sto dicendo qui nel video. Un'altra cosa che poi voglio dirvi è partito lo showmatch alle 8, abbiamo giocato, io ho giocato lì per... praticamente io mi stavo divertendo, ragazzi. Io non... tutti mi avete fatto i complimenti, ho ricevuto tantissimi messaggi, tweet pure dall'estero, è stato qualcosa di assurdo, ma io vi giuro, quando giocavo non me ne rendevo conto. Io stavo là, ridevo, scherzavo, facevo battute e scherzavo con gli altri, più che altro perché mi stavo divertendo, stavo giocando, il clima era ottimo. Qua, mannaggia, questo cazzo di cosa è sporca, è quella che viene direttamente da Parigi, me la sono rimessa. E niente, io ho giocato per divertirmi, quindi non so come ho giocato, vorrei rivedermi le mie POV per vedere come ho giocato, almeno per sentire quello che hanno detto su di me e quello che ho fatto, perché non me ne sono reso conto. E oltre a questo sono felicissimo che abbiamo vinto, perché abbiamo fatto 3-0 e poi sul 3-0 ci siamo rilassati perché abbiamo detto sti cavoli, ora facciamo come cazzo ci pare, perché... come posso dirvi, eravamo felici di aver battuto degli americani, perché all'inizio non poteva sembrare una cosa competitiva, ma come ci siamo seduti là davanti e dovevamo giocare per dimostrare la supremazia, a tutti è uscito quell'istinto competitivo, a tutti, perfino agli americani, hanno cominciato a fare gli infami nei ban, per esempio a me hanno bannato lo Shave, hanno bannato il Faro che è l'SMG che spara raffiche da 4 colpi continue, che usa Jurd, proprio perché volevano cercare di vincerci e togliere quelle che erano le armi che noi giocavamo meglio. Io con lo Shave mi sono sentito un mostro veramente, perché non lo so, mi ricorda il Fall, non è magari forte come il Fall, ma è simile, sono molto bravo ad usare le armi, più che altro perché sono molto preciso, so quando devo sparare, so quando devo spostare la visuale, so anche farlo contemporaneamente. E niente, sono felice di come è andata, sono felice della prestazione che ho fatto da quello che dite, ora voglio controllare assolutamente. E non so che altro dire, veramente sono felicissimo di tutto il supporto che mi avete dato e sono anche contento di aver portato un po' qualcosa qui all'interno, diciamo, di aver fatto notare l'Italia un pochino. Ho ricevuto tanti complimenti, assieme ai complimenti ho ricevuto anche tante offerte di giocare. Io, come già vi ho detto, questo è un argomento delicato di cui voglio parlarvi. Probabilmente quest'anno non potrò giocare, ho ricevuto un'offerta di lavoro all'interno dell'ambiente competitivo di Call of Duty che probabilmente accetterò, perché sarebbe un onore per me entrare in questo, spero che accada. Se questo non accada mi piacerebbe tanto competere quest'anno, ma non penso di voler giocare con giocatori italiani. Sapete benissimo cosa penso attualmente dell'Italia, almeno di molti giocatori cosa penso, sapete perché non voglio giocare con queste persone, è inutile che mi dilungo. E niente, ho ricevuto offerte di team esteri molto famosi, europei in questo caso, e sinceramente è una bella cosa, ma allo stesso tempo io mi sento legato ai Liquid Gaming. Però quello che penso nei Liquid, cioè quello che vi voglio spiegare io, è i Liquid Gaming mi hanno dato tante chance, io non ho firmato niente con loro, io non ho ancora un contratto con loro di questo tipo, loro si sono fidati di me, loro mi hanno dato la possibilità di andare lì e di dimostrare cosa sapevo fare, cosa potevo fare, mi hanno dato la possibilità di venire al Games Week e di fare tante cose con voi, mi hanno aiutato veramente tanto. Da una parte io mi sento legato a loro, dall'altra parte io mi sento però che se questa cosa dell'Activision di lavorare nel mondo competitivo non andrà in porto a novembre, mi sento che sarei bloccato qui in Italia, perché se volessi giocare competitive sinceramente non avrei quasi nessuno con cui giocare, intendo quasi, ho detto, non ho detto nessuno, quasi nessuno, perché i team sono già fatti, molte persone sapete come sono, giocano assieme solamente per guadagnarci qualcosa, non sono in grado di fare team, non sono in grado di lavorare né su se stessi né sul team. E poi la cosa principale è che poca gente qui in Italia sa giocare al vero Call of Duty, e questo non dico perché sono stupidi, non parlo di questo, io parlo del fatto che le loro esperienze che hanno avuto nel mondo di Call of Duty sono state solamente all'interno dell'ambiente italiano e di qualche torneo online.
giocare in LAN, giocare con i migliori giocatori, farsi consigliare dai migliori giocatori, cioè avere un, magari quando io sono a questi eventi LAN, io magari mi metto lì a chiacchierare con un giocatore che conosco, che è amico mio, o con un ex compagno di squadra straniero, e mentre siamo là che io guardo lui giocare, che sta praticando delle cose, parliamo di strategie, di come funziona, e lì nascono nuove cose. In Italia la gente fa queste cose, ma la conoscenza che abbiamo del gioco è penso il 25% di rispetto a quella che hanno in Europa e quella che hanno in America, lasciamo perdere. Il vero problema nostro dell'Italia è che non ci sono attualmente, abbiamo pochi LAN. Il problema è perché gli americani sono sempre stati più avanti di noi, perché avevano più LAN ogni anno, quindi loro arrivavano già preparati sul gioco prima di noi, e tra l'altro anche l'Adderall è una cosa bruttissima. Voi pensate che l'Adderall, prendere queste droghe per giocare, non esista, lo prenderanno 2-3 persone? Io ho parlato con determinate persone, ho chiesto determinate cose, e la cosa che vi posso dire è che il 99,9% dei giocatori americani prende l'Adderall, e anche alcuni giocatori europei, parlo anche di giocatori europei che giocano qui. Ormai sta diventando una piaga dilagante. Se volete competere ad alti livelli bisogna fare uso di queste cose per cercare di sopraffare queste altre squadre. Non voglio dirvi chi, non voglio dirvi cosa mi stavo detto, eccetera eccetera, ma non mi importa di questo. Io vorrei competere quest'anno, se non avessi la possibilità di giocare con l'Activision, e mi piacerebbe competere in quello che è un team di veramente alto livello. Ho avuto le opportunità, mi hanno fatto delle proposte, io gli ho spiegato ovviamente quello che dovevo fare, gli ho spiegato che ho ricevuto un'altra proposta dall'Activision, e loro hanno detto ok, mettiamo in stand by la cosa, quando lo saprai ci darai una risposta. Allo stesso tempo io mi sento legato a Liquid Gaming e a quello che ha fatto per me, quindi attualmente sono in una confusione totale. Anzi, ringrazio tantissimo Beppe, Fossa e Igor, Fossa, Luca, per il supporto e per l'opportunità che mi hanno dato, veramente grazie. Oltre a questo, l'evento del Paris Games Week è stato bellissimo, sono contentissimo del risultato. Ieri mattina sono stato al Paris Games Week per fare un giro, andare a salutare Romain della Barn, che è il CEO, e ragazzi, sono arrivati più di 200 persone a chiederci autografi a me e Gunnerit. È stato qualcosa di incredibile, cioè mi pareva di essere, avete presente quando ci sono magari quegli attori famosi che stanno seduti dietro un tavolino, quegli scrittori, arriva gente su gente, uguale, era assurdo, la gente ci chiedeva foto, ci faceva domande in francese perché non sapevamo l'inglese e dovevamo chiedere a qualcuno di tradurcele, è stato fuori di testa. Io sono felicissimo di tutto questo, ma sono più felice del fatto che voi avete riacquisito, diciamo, confidenza in me, come posso dire, no confidence, vi siete, non lo so, avete, vi siete diventati più orgogliosi di avermi, siete diventati più felici di avermi, e io vi devo dire grazie, perché senza di voi non sarei mai arrivato qui. Se devo dire la verità, i risultati contano tanto all'interno di Call of Duty, ma quando si parla di queste cose così grandi è merito vostro se io sono riuscito ad arrivarci, ed è per questo che ho voluto farvi questo regalo di giocare così bene, di far notare l'Italia. Spero che quest'anno sia un grande anno per il competitive italiano. Ho parlato tanto, lo so, ma non so che dirvi. Ho fatto un vlog, non mi ero programmato di parlare del Paris Games Week, invece sono andato a parlare di tutt'altro. Io vi saluto, bitch, spero vi sia piaciuto questo vlog. Un saluto da Power.